abbiamo qua il direttore sportivo del Pescara. Pescara che andrà a giocare in casa del Brescia proprio nella terza giornata, quindi poi magari affronteremo anche con te, con lei, insomma, come preferisci, se lei, con voi, con te, con voi, loro anche. Con voi. Anche un pochino volevo sapere poi magari anche un po' il parere su questa Serie B, su tutto quello che è successo, il caos che poi è rimasto a 19 squadre, qual era anche la posizione del Pescara in merito a questo, quindi un piccolo parere lo voglio sapere, anche se ormai insomma è acclarato che si dovrà rimanere a 19 squadre. Prima però, siccome abbiamo affrontato il tema Inter, direi di partire da Scarpini, chissà perché Scarpini, parliamo da te. Perché in ordine alfabetico vengo poco prima di Serafini. Esatto, quindi. Oppure perché è il direttore perché di Inter. Juve. No, parte, ho un ruolo d'onore. Tutti tutto, gli interisti sono anti-juventini, ecco. Non solo Scarpini. In quel senso, in quel senso abbiamo cioè. Tre mesi di siamo anche anti-milanisti, se per questo però. Sai che c'è la distinzione tra l'interista di Milano e quello d'Italia, dove ecco. I milanesi sono più anti-milanisti, i tifosi dell'Inter non di Milano sono più anti-juventini. Ok, questo è un si po'. Si imparano sempre cose nuove. Hai capito, Luca? Va bene, va bene. Ma vale anche per il Milan, penso. Allora. A meno che voi siete molto legati alla Juve, quindi non ci sia l'anti-Juve da parte dei milanisti. Abbiamo qualche trofeo da esibire. Esatto, prego, comunque, va bene. Questo parla. Per quel che riguarda le diatribe tra Inter e le altre squadre, il Milan e le altre squadre, ma parliamo, Scarpini, di quella che è la partita che aspetta l'Inter contro il Parma, perché bisognerà capire innanzitutto, tra poco sentiremo anche le parole di Spalletti, bisognerà capire innanzitutto come verrà schierata questa Inter, perché sappiamo che Lautaro Martinez non sarà disponibile probabilmente neanche nella partita importantissima di Champions League contro il Tottenham. Bisognerà capire allora se giocherà Icardi, se giocherà Keita, quali sono le ultime notizie? Beh, quelle che ha dato Spalletti in conferenza, perché è stata fatta dopo l'allenamento ultimo, quindi dopo la rifinitura, quindi no Lautaro, ne ha parlato, quando hai giocatori che stanno recuperando, che hanno avuto qualche piccolo fastidio e sei a inizio stagione, non sei all'ultima gara, non vai a rischiare un giocatore, oltretutto c'è un organico tale che giustifica il fatto di poter assolutamente gestire le partite facendo le giuste rotazioni. Io penso che alcune scelte, intanto ha dato un nome sicuro in campo che è Gagliardini, se devi pensare a una rosa ampia e poter gestire le forze per le, non è solo la doppia sfida, perché poi inizia una serie per le italiane impegnate in Europa di partite ogni tre giorni di fatto, e quindi un allenatore cerca di pescare al meglio in quello che è proprio organico. Spalletti ha tanta esperienza in Champions, così come ce l'ha Ancelotti, così come ce l'ha Allegri. Di Francesco si è fatto un'ottima esperienza l'anno scorso, era la sua prima annata in competizioni europee, quindi sapranno bene come gestire le risorse. E lo stesso farà Spalletti per la partita di domani, sia per quello che riguarda l'utilizzo di Icardi, che è stato il domandone della conferenza di oggi, perché è normale. Non è stata data risposta, diciamo. No, non è stata data risposta da Spalletti, però è innegabile che Lautaro e Icardi hanno saltato la partita di Bologna, poi sono andati in nazionale, uno ha giocato, l'altro no, sono arrivati soltanto nella giornata di ieri, giochi sabato, hai un'altra partita dopo tre giorni. Io penso che la saggezza dello staff tecnico di Spalletti porterà a fare le scelte migliori per la partita di domani contro il Parma, di cui Spalletti ha speso parole importanti sui giovani del Parma, ma anche i giocatori con tanta esperienza di Serie A, ha citato Inglese, ha citato Gervinho, più di uno. Eh sì, perché comunque il Parma si difende bene, tra l'altro sentiremo anche le parole di D'Aversa. Direi allora a questo punto di andare a sentire il primo estratto della conferenza stampa di quest'oggi di Spalletti, dove analizza e affronta qual è la condizione della squadra. Sentiamo. Il gruppo è tutto a posto sotto l'aspetto che non c'è niente di nuovo, ci sono delle problematiche ma che già conoscevamo, che vengono già dalla settimana precedente, e abbiamo trovato tutto quello che avevamo lasciato, insomma, ecco. Per quanto riguarda la formazione, siccome poi qualcuno si è allenato soltanto stamani, c'è da vedere la reazione, c'è da valutare un po' quelli che sono i dati anche dell'allenamento e naturalmente la considerazione
delle due partite ravvicinate, insomma. Delle due partite ravvicinate, ma tenuto di conto di tutto. Spesso per quel che riguarda Spalletti sulla condizione della squadra, in effetti ci stavamo interrogando qui in studio anche sul tema Gagliardini, perché potrà essere probabilmente utilizzato in formazione per questa partita, però non è stato messo nella lista Champions con un po' di scalpore. Però c'è una spiegazione per questo, direttore? Intanto ha detto che giocherà dal primo minuto domani. Col Parma. No, ha spiegato, ha detto nel momento in cui compone la lista, l'Inter ha una lista potenziale di 22 giocatori, ma ci sono dei parametri che devi rispettare nel comporre questa lista, e la scelta doveva cadere su sei giocatori per le logiche di gestione nella composizione della lista, degli acquisti, delle entrate e delle uscite. C'erano sei giocatori che sono gli ultimi arrivati in ordine temporale, da qui doverne tenere tre e farne uscire tre, e le scelte poi le devi fare dal punto di vista tecnico. I giocatori erano Vessino, Gagliardini, Nainggolan, D'Albert, Joao Mario e Gagliardini. Borca Valero? No, e Gagliardini. E quindi da questa lista, no, è Skriniar, perdono. È Skriniar. E quindi da questa lista, da questo gruppo, per andare a completare, doveva, cioè i tecnici oggi si trovano, avendo l'Inter, però dobbiamo dimenticare questo, un limite numerico dettato dalle sanzioni che l'UEFA aveva dato per i temi di financial fair play. Joao Mario è un po' ai margini o è coinvolto? Chi? Joao Mario. Ne ha parlato in conferenza Spalletti oggi, perché gli è stata fatta una domanda del tipo: ma Joao Mario potrà essere? Dice: Joao Mario è un giocatore che, come no, potrebbe essere utilizzato anche dal primo minuto nel corso delle partite, cioè è un giocatore che fa parte dell'organico. È rimasto, è qua, si sta allenando bene, si sta preparando bene. Fa parte di quelli riduci del mondiale che hanno iniziato un pochino dopo, quindi bisogna tener conto anche di questo, però è un giocatore su cui può fare affidamento Spalletti. Perfetto, adesso prima di continuare la nostra trasmissione andiamo a dare il benvenuto anche dai nostri studi di Roma ad Andrea Montemurro, presidente della Lega Calcio A5. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, grazie a lei di essere in nostra compagnia. In questo momento abbiamo iniziato affrontando un po' il tema Inter e sentendo alcune dichiarazioni di Spalletti. Ci si aspetta i primi gol di Icardi. Bisognerà capire se Spalletti schiererà Icardi oppure deciderà di far partire Keita dal primo minuto. Secondo lei come sarebbe meglio improntarla la squadra, tenendo presente anche dell'importante match di martedì contro il Tottenham? Ma sicuramente credo che bisogna dare fiducia ai Icardi, insomma, che comunque è un giocatore fulcro in questo momento del schieramento nerazzurro. Io continuerei dando fiducia ai Icardi per cercare di sbloccarlo e fargli trovare finalmente la via del gol. Eh sì, probabilmente sì, e quindi non lo risparmierebbe, ma lo farebbe subito giocare anche contro il Parma, Montemurro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene. Luca Serafini, sei d'accordo? Ma guarda, L'Inter ha fatto una campagna acquisti tutta imperniata su giocatori che hanno grande esperienza in Italia, anche gli stranieri, non ha praticamente preso nessuno che arrivasse da fuori, perché lo stesso Keita che arrivava dal Monaco è uno che è cresciuto e ha debuttato nella Lazio, per non parlare di Asamoah, di Versalico, eccetera, eccetera. Questo lo dico perché la partita con il Tottenham è già un guado per l'Inter, perché in un girone come quello che le è capitato, questo per assurdo è l'impegno più agevole sulla carta, nel senso che hai la meno forte delle avversarie, teoricamente rispetto al PSV Eindhoven che è in casa, no? La meno forte delle due con le quali il Barcellona, devi lottare per qualificarti, sì. È chiaro che stia il PSV Eindhoven la meno forte, però tra i due spauracchi il Tottenham è quello più debole rispetto al Barcellona, sì. E ce l'ha in casa. In quest'ottica le scelte che ne dicano gli allenatori sono sempre condizionanti, tu i conti con questo li fai, nessun allenatore sottovaluta il Parma rispetto al Tottenham.
Però è normale, io credo che dopo tutta la fatica che fai dopo 7 anni per tornare in Champions, martedì è il Tottenham, è troppo condizionante. Quindi se Icardi non è perfettamente a posto e manca dal campo già da 3 settimane, perché non ha giocato a Bologna e perché c'è stata la sosta, si è giocato anche dalle parole nazionale, ha fatto minutaggio con la Colombia. In nazionale, ecco, sì, però con la Colombia ha giocato, sì. Ho capito, però sì, 85 minuti. Non lo so, ha parlato, l'unico stagio che ho sentito oggi di Spalletti parlava di Keita, abbiamo vinto con lui 3-0, eccetera. Sì. E secondo me domani però magari mi sbaglio, non parte Icardi titolare, però magari mi sbaglio. Capiresti la scelta. Certo che sì, l'ha detto Roberto, cioè in questo momento adesso gli allenatori cominciano a fare i conti con un calendario che è una questione numerica, certo, di giorni, di allenamenti, di minutaggi, eccetera, quindi le scelte sono condizionate anche da quello. Infatti oggi hanno cercato di punzecchiarlo di stimolarlo. Insistere su alcuni temi, ad esempio i nostri esterni bassi di sinistra sono Dalbert e Asamoah, sì. Uno non è in lista europea, l'altro sì. E va da sé che se pensi di fare un turnover in quella posizione, arrivi a leggere le scelte in una certa maniera. I centrali, i tre, chiamiamoli titolari, João Miranda, De Vrij e Skriniar, tutte e tre in lista, quindi qui la scelta può essere stata diversamente. Cioè, io penso che un allenatore bersaglio arriva dall'uscita stessi, anzitempo, no? Nell'ultima non gara con la Croazia, è vero che gli accertamenti hanno visto che non ci sono situazioni particolari, sì. Però è uscito anzitempo una partita 2 giorni fa, cioè D'Ambrosio, bersaglio in quella zona, farà delle scelte. Cioè, secondo me, avendo quest'anno Spalletti un organico abbastanza composito, è nella condizione di poter fare quello che diceva Luca, cioè di poter fare delle valutazioni pensando alla gara di domani che devi vincere, certo, ma strizzando un po' l'occhio, come si dice, agli impegni che verranno. Allora, brevissimo, andiamo dal nostro Gianluigi Longari per le formazioni. Prima però sentiamo anche l'opinione di Luca Leone sul tema formazione proprio. Fosse in Spalletti, schiererebbe Icardi, fosse in Spalletti, schiereresti Icardi o Keita nella partita contro il Parma? Ma gli allenatori sanno meglio di noi quelle che sono le condizioni dei giocatori, quindi penso che lui abbia fatto anche un viaggio, quindi il problema del fuso orario, bisogna vedere, sì, come ha recuperato, certo, come si è presentato, in che condizioni, quindi però come diceva prima Scarpini, io penso che lui ha anche un occhio alla partita col Tottenham, alla Champions League, quindi penso che lui voglia dividere un po' le forze per cercare di vincere con Keita magari domani e poi mettere Spalletti contro Icardi contro il Tottenham. Allora, andiamo adesso dal nostro Gianluigi Longari per le formazioni. Gianluigi. Sì, per capire quale sarà o almeno quale potrebbe essere la corrente di pensiero di Luciano Spalletti, il presidente Montemurro auspicava una presenza di Mauro Icardi dal primo minuto. In realtà questo è uno dei due ballottaggi sostanziali che riguardano l'Inter. Uno probabilmente riguarda la fase difensiva, vediamo insieme in grafica la formazione, perché c'è la possibilità che giochi dal primo minuto al fianco di Skriniar, De Vrij, ma è un po' in ballottaggio con Miranda, anche se al momento De Vrij è favorito. Handanovic in porta con D'Ambrosio che prende il posto di un acciaccato Vrsaljko sulla corsia destra di difesa. Skriniar e De Vrij dovrebbero comporre la coppia centrale della retroguardia, Asamoah sulla sinistra, 4-2-3-1 con Gagliardini estromesso dalla lista UEFA, che evidentemente gioca tutte le partite pre-Champions, almeno presumibilmente farà così, insieme a Brozovic davanti la retroguardia a supporto dei tre trequartisti confermati rispetto a Bologna, Politano, Nainggolan e Perisic, con appunto Keita Balde che potrebbe essere confermato rispetto anche all'ultima gara del Dallara a guidare l'attacco nerazzurro con Mauro Icardi inizialmente in panchina. Come dicevamo, però, questo è un ballottaggio perché evidentemente dell'idea di Montemurro è lo stesso Mauro Icardi che ha tutta la voglia di giocare e magari di sbloccare quella casella che lo vede ancora a 0 gol segnati, alla quale evidentemente non è abituato, visti i suoi trascorsi, visti i numeri che lo contraddistinguono. Vediamo anche il Parma, quale potrebbe essere lo schieramento dei gialloblu, con un modulo che sembra essere indirizzato verso il 4-3-3 da parte
dell'allenatore d'Aversa, il portiere Sepe confermato con Jacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Gobbi in difesa, Rigoni, Stulaz e Barilla a centrocampo e poi Di Gaudio ed Inglese insieme a Gervinho che per l'Inter rappresenta un po' una bestia nera visto che tutte le volte che ha affrontato la Roma il giocatore ex giallorosso è stato sempre tra i protagonisti diciamo più importanti e ha creato parecchi grattacapi alla retroguardia dell'Inter. Presidente, quale potrebbe essere il modo giusto per poterlo fermare da parte della difesa nerazzurra? Per certi versi, fatte le debite. Aveva fatto la domanda a Montemurro, facciamo rispondere il nostro Gianluigi. Scusa, sì, certo, scusami. Prego, presidente. No, a me Gervinho piace tantissimo, devo dire che l'ho visto all'Opera a Roma. Ed è un giocatore che mi piace molto, per cui ritengo che soprattutto in momenti di contropiede sia devastante, soprattutto in certi momenti durante la gara possa veramente spezzare il ritmo e sfilacciare la squadra a favore di contropiedi molto rapidi, quindi sarà molto difficile fermarlo. E questo Parma soprattutto mi ricorda un Parma di tanti anni fa, un Parma che ha vinto molto, che è un Parma glorioso, quindi sono contento che il Parma sia riuscito finalmente a ritornare a un buon livello. Questo per il nostro calcio, credo che faccia bene al nostro calcio. Eh sì, sicuramente sì, anche perché il Parma ha fatto una scalata pazzesca per ritornare al vertice. Luca, ti faccio parlare subito dopo la piccola pausa di pubblicità che abbiamo tassativamente, un paio di minuti, poi ritorneremo qui in studio, anche perché dobbiamo farvi ascoltare anche quelle che sono le parole del mister d'Aversa del Parma, tra pochissimo. Sempre in vostra compagnia, questo è Aspettando il Weekend, rigorosamente in diretta dallo studio 1 di Sport Italia. Abbiamo iniziato la nostra trasmissione partendo da quello che è il tema della Serie A, perché chiaramente ricomincia il campionato. La prima partita che aprirà proprio la Serie A è l'Inter, che giocherà sabato alle 15 contro il Parma. E allora eravamo in sospeso delle dichiarazioni del mister del Parma, abbiamo fatto sentire quelle di Spalletti, sentiamo cosa ha detto d'Aversa proprio sul match che l'aspetta contro l'Inter, sentiamo. Sì, chiaramente c'è l'aspetto motivazionale dove l'allenatore deve fare ben poco, no? Poiché giochiamo contro, secondo me, una squadra costruita per cercare di competere contro la Juventus, uno stadio importante, uno dei più belli d'Italia, dove ci sarà anche un pubblico numeroso, quindi da una parte c'è una similitudine, no? Come l'ultima partita fatta in casa con la Juve, però dall'altra parte, come hai detto giustamente te, c'è da considerare il fatto che a differenza della Juve dove il fattore campo era a nostro favore, dove il pubblico ci ha spinto molto, chiaramente domani succederà il contrario, quindi dobbiamo essere bravi ad essere presenti nella partita considerando il fatto appunto che ci sarà quel pubblico che comunque ti spinge a fare qualcosina in più, no? Quindi dobbiamo essere bravi considerando appunto il valore dell'avversario. Abbiamo lasciato qui in studio in sospeso Luca Serafini che voleva parlare, dire una cosa in merito all'Inter che andrà a giocare contro il Parma. No, dicevo che rispetto con il, ovviamente le differenze tecniche di spessore e di esperienza che ci sono, ma è un bello sparring partner per l'Inter il Parma rispetto al Tottenham, perché se fa quello che ha fatto in queste giornate con l'Udinese, in particolare con la Juventus, la gioca a viso aperto, ribatte colpo su colpo, non è un avversario che si difende, insomma, cioè non è una partita completamente diversa da quella che potrebbe essere il Tottenham, c'è, ripeto, una differenza di valori in campo, questo è indubbio, però è un bel test, ecco perché oltretutto cioè non metteranno i pullman come ha fatto il Bologna nei primi, fino al gol di Nainggolan, sì, esatto. Quella era una partita che era completamente diversa da quella che sarà quella con il Tottenham. Il Parma gioca in queste partite, non ha molto da perdere, la Juve l'ha messa sotto molto, la Juve vince coi singoli, l'Inter deve averli belli freschi, pimpanti. Dicevo che l'allenatore è condizionato da certe scelte perché comunque tu la prima partita in ordine di tempo è quella da vincere col Parma, che devi fare bene per arrivare anche in condizioni morali, certo. Quindi sono scelte complicate. Secondo me, voi avete visto giusto, secondo me è così a pelle gioca Keita dall'inizio, però... Però vedremo quello che sarà per quel che riguarda la partita che aprirà la quarta giornata di Serie A, ovvero Inter-Parma.